Oggi sono cambiati i sensi di marcia in via Asinio Aereo a Chieti, dove a causa della nuova voragine che si è aperta il 2 maggio sono scattate nuove disposizioni per autovetture ed autobus. Forse a causa della pioggia o della distrazione di qualche automobilista, questa mattina gli agenti della polizia locale hanno faticato non poco a far capire a chi proveniva da Largo Cavallerizza, ovvero dalla zona di Piazza San Giustino, che doveva obbligatoriamente svoltare a sinistra in via dei Vezzi. Sul posto c'era anche l'assessore comunale ai lavori pubblici Raffaele Di Felice, il quale ci ha confermato che da lunedì prossimo inizieranno i lavori di rifacimento dell'asfalto in vista della tappa del Giro d'Italia in programma il 17 maggio. Nonostante i cartelli, questa mattina stiamo vedendo che non tutti gli automobilisti hanno capito come si procede su via Asinio Aereo. Ce lo può spiegare lei? È semplicissimo. Al traffico leggero è aperto soltanto a senso unico, Madonna degli Angeli, San Giustino. Per chi passa da San Giustino, all'altezza di via dei Vezzi, deve girare a sinistra e riscendere poi da via Spaventa e riprende il percorso normale. Il segnale dopo il divieto di accesso, il semaforo, indica soltanto l'alternanza per i pullman, perché da questa mattina noi abbiamo riaperto al traffico dei pullman cittadini tutta la città, quindi ridiamo il servizio a tutta la città. Per fare questo abbiamo avuto la necessità di mettere questo semaforo. Noi qua abbiamo quattro problemi veramente enormi da risolvere. Il primo è questo del traffico che stiamo cercando di risolvere, dei collegamenti cittadini. Secondo, abbiamo da consolidare questa voragine, perché qua deve passare assolutamente il Giro d'Italia. Non possiamo non garantire il transito al Giro d'Italia. Per fare questo ci siamo preparati, abbiamo di nuovo riempito la buca che si è creata, abbiamo messo un materiale diverso, stiamo aspettando che si assesti. Dopo che si è assestato, faremo in modo di asfaltare e di garantire il passaggio del Giro d'Italia. Dopo il passaggio del Giro d'Italia inizieranno due fasi specifiche: la prima verso il consolidamento della parte ipogea di questo tratto, la seconda lo studio e finalmente il progetto finale e il consolidamento finale dal tratto che va da via dei Vezzi a via Spaventa, che la città aspetta ormai da anni.